avevo rubato la parola, Presidente. Prego, allora spieghi queste due piccole entità. Chiamati per sigle, giustamente gli Sì. spettatori da casa, ENIT, Ente Nazionale per il Turismo Italiano, un ente che ha un secolo di vita. ICE, Istituto per il Commercio Estero, dotazioni, fondi di dotazione, ICE 180, se non erro, mal contati, milioni di euro l'anno. ENIT 19-20 circa milioni di euro, di cui 19 e mezzo in stipendi. E residuo un milioncino di euro mal contato per fare Per la i caffè, promozione. degli stipendi. Esatto, per il caffè e Dei non certo per fare promozione dipendenti. del marchio italiano. Uffici in tutto il mondo, sempre meno chiaramente perché la spending review si attua come? Tagliando gli uffici, non tagliando altre inefficienze. Stipendio medio di un funzionario di livello dell'ENIT in giro per il mondo equiparato a quello di un ambasciatore. Secondo. Noi parliamo degli stipendi dei politici spesso, beh, gli ambasciatori viaggiano a 3x come moltiplicatore. Sicuro. E ICE, Istituto per il Commercio Estero, Quinta Strada di New York, qui c'è l'ufficio dell'ICE, qui c'è l'ufficio dell'ENIT, due affitti pagati. Cosa fa l'uno? L'uno promuove il turismo, l'altro promuove la manifattura, il Made in Italy. Fanno Dico, insieme, non no? possiamo avere un ufficio solo, faccio un Punto. upgrade ulteriore, non possiamo fare come tutti i paesi civili che Le l'ufficio ambasciate. ce l'hanno dentro in ambasciata e Perché così risparmiamo risparmiamo anche l'affitto. I svizzeri Cioè, no, negli altri paesi l'ambasciata serve, che crea la Svizzera insegna. problemi. Io sono Non si stato sa cosa all'ambasciata di facciano. Washington, posso usare una reggia perché poi Esatto, non mi sono mai ricaviamo chiesto l'ufficino lì, cominciamo a che costi risparmiare ci due siano, ma affitti, due mega dirigenti siderali, questo e quello, e sì. forse qualcosina in più possiamo fare. Altro esempio, telegrafico, poi mi taccio. Un giorno sono all'aeroporto di Venezia, trovo un mio amico orafo vicentino, il classico splendido imprenditore veneto che ha la stessa difficoltà a parlare inglese che Come italiano, tutti. perché parla di aeto, che stava partendo per andare a Hong Kong, ma dico, ma dove vai? Ma va, in mega dà il nome di un da contattare, per cercare di far de vendere, de cosare. Io guardavo questo e mi veniva in mente che una settimana prima avevo parlato con un amico tedesco, il quale ha detto, ovviamente abbiamo deciso di posizionarci sul mercato africano per questo e per quello, dice, come fai? Curioso, gli chiedo avere avuto i contatti, io ho chiamato l'ambasciata nostra laggiù, Fallo tutto mi hanno già loro. organizzato gli Tutto, incontri con sì. tutti, eccetera, eccetera. Fanno. Questa è la differenza di marcia che c'è fra un paese nel quale la politica decide di dare una mano agli imprenditori e un paese invece che ogni tanto fa l'elemosinina, alla mia azienda 100 euro di contributo per gli interessi. Sinceramente ne posso fare a meno. Se tutti i 100 euro che vengono dati ai 10.000 imprenditori, magari li accorpiamo bene e li diamo a chi fa le reti di impresa, per esempio, forse riusciamo ad avere delle somme che rendono un po' più interessante fare queste cose importanti. Chiarissimo, Pan. Sì, no, io volevo tornare un po' ai dati del turismo perché io me ne sono occupato come presidente dell'Associazione Città Murate del Grazie. Veneto, allora posso dire una parola sulle Comincia, reti vediamo. interne, perché poi se il turismo porta i 15,9 comunque del gettito della regione e abbiamo 61 milioni di presenze, di cui comunque tantissimi stranieri, mi sembra intorno arrivi Prima sono regione circa i in 16 Italia. milioni e 40 milioni di stranieri che arrivano qui, mi sembra che sia l'industria che noi dobbiamo promuovere innanzitutto. E quindi una delle sfide che io mi sono accorto nella rete tra sindaci di questa associazione, perché siamo una rete di sindaci che promuove i piccoli borghi e comunque le belle località, l'enogastronomia, il nostro folklore nelle nostre piccole città, è che non possiamo stare senza i due capisaldi turistici che sono Venezia e Verona come naturalmente visione internazionale, ma creare all'interno del Veneto, come stiamo già facendo in alcune situazioni, degli itinerari in cui poi il turista possa essere. Lei ha parlato di Vicenza Oro, ma ne abbiamo di manifestazioni fieristiche, ma anche manifestazioni di paese, eccetera, che sono quelle che poi il turista culturale adesso vuole venire. Penso alla rete delle piste ciclabili, che adesso il futuro del turismo, soprattutto del nord Europa, è quello di portare qui il cicloturismo, quindi sarà l'oro del turismo futuro. E quindi bisogna riorganizzare tutto questo meccanismo interno che a volte va per conto suo. E quindi sicuramente bisogna incentivare
soprattutto la promozione turistica con le nuove tecnologie, perché quelle lì ormai i ragazzi prenotano viaggi, prenotano alberghi, prenotano all'ultimo momento qualcosa solo con gli smartphone. Quindi fare un'app, fare un'app veneta unica che possa portare dentro le categorie, che possa portare dentro. Prego? Ma secondo lei è l'amministrazione regionale veneta? Guardi, le strutture regionali sul turismo sono due, cioè, quindi ci sono parecchi addetti anche che si lavorano dentro. E come fa a mettere assieme tutti con queste diversità? Con le categorie economiche, guardi, si possono. Ma non c'è nessuna diversità. La tecnologia è importante, l'esempio di parte, qual è la funzione, prendere atto che lui dice delle cose bellissime che però non sono mai state fatte. Bisogna quello è il futuro, lui è presidente, guardi, delle città murate. Io sto parlando delle mie esperienze. Se non separati insieme da casa non capiscono nulla. Abbiamo un'occasione grandissima sul turismo e incentivare tutte queste cose anche quei finanziamenti che sono quelli comunque dei programmi europei da qua al 2020. Questa qui è la sfida importante sul finanziamento e la predetta, guardi, ci sono progetti europei e parlo di reti che bisogna incentivare, sono soprattutto quelle in cui il Veneto deve essere presente nelle reti europee. Lei ha mai seguito dei progetti europei? Io ho anche avuto dei progetti europei con anche dei finanziamenti e posso assicurarle che la difficoltà maggiore è quella di trovare partners come la Croazia, come la Slovenia, l'Albania, non so, abbiamo fatto anche con gli austriaci, i tedeschi, perché il futuro adesso del MED, del Centro Europe, dell'Arco Alpino, è avere la rete, e quindi la rete di imprese nostre, la rete anche delle associazioni di categoria, deve essere creata, deve essere implementata in questo senso. Fondi pubblici o sono comunque aiutati da fondi pubblici, lei mi sta rappresentando questo. Guardi, la comunità europea dobbiamo sfruttarla o no? Sono soldi nostri anche quelli che ci dà la comunità europea, però, o no? Se... No, siete voi che volete uscire dall'euro. No, scusi, noi vogliamo uscire dall'euro per altri motivi. Non spiegarmi sta roba, perché i fondi europei ci sono, scusa, ma dovrei ascoltare quello che ti arriva o no? Sono anche tasse nostre che diamo. Questa è la politica, è un'altra questione. Uscendo dall'euro e fare la regione autonoma, ci teniamo i nostri fondi e non avremo più bisogno. Un attimo, sono cecchinato da dire qualcosa. Ecco, infatti mi piace come i dipendenti, forse i fondi ce li teniamo, ce li gestiamo. Allora, allora vedete, al governo si sono avvicendate tutte le forze politiche di qualsiasi colorazione politica, sono cambiati i suonatori, ma la musica è rimasta sempre la stessa. Non dimentichiamoci che le soluzioni, per esempio, della spending review più utilizzate sono quelle di tagliare i trasferimenti agli enti locali, alle regioni, alle province. Quindi il tema, il vero tema di fondo, e mi dispiace quando l'amica qui del PD mi passerà se la chiamo così. PD? Piano. Sono per la lista Moretti, candidata per la Moretti, per la lista Moretti. Della birra. È una lista civica. L'hanno descritta PD fino adesso, tu devi disdascalire. Scusate, finisco, già mi tagliano, perché mi dicono che sono in debito di minuti. No, vado avanti, finisca il discorso. Allora, voglio finire il discorso. Quando si è condizionati dalla politica nazionale è evidente che noi possiamo utilizzare ciò che ci resta e ciò che bontà loro ci lasciano alla fine. Quando si parla, io rischio di essere un disco rotto, ma non potrebbe essere diversamente, quando si parla del nostro residuo fiscale è esattamente quella fonte che ci consente di finanziare i progetti di sviluppo anche delle reti, perché sono convinto che sicuramente è un sistema di aggregazione utilissimo, anche se ha ovviamente delle pecche, perché domandiamoci perché come mai questo strumento non è decollato così importante. Ci ricordiamo anche, per esempio, ci fu qualcuno che fece della normativa fiscale speciale per i distretti che abortì immediatamente. Quindi il vero tema è quello di riportare i centri decisionali vicino alla gente. Noi abbiamo bisogno di avere una sovranità e indipendenza per decidere delle nostre risorse. Noi non abbiamo nulla da imparare, né sotto il profilo. È vero, convengo con voi che tutto è perfettibile e sicuramente oggi i politici che hanno governato
hanno sempre il loro punto di riferimento a Roma, perché ciò che interessa non è la res pubblica, il bene della gente, ma è semplicemente la possibilità di potersi riproporre e di avere il consenso elettorale, è l'unica cosa che veramente li interessa. Allora dico, facciamo qualcosa di veramente rivoluzionario, portiamoci a casa la sovranità di decidere all'interno del Veneto le risorse che sono dei veneti. E noi non siamo secondi a nessuno, perché i nostri modelli del futuro Stato Veneto, i nostri modelli sono dei modelli che realmente funzionano. Esempio la Svizzera, dove ci sono forme di democrazia diretta che restituiscono dignità alle persone nella decisione. Non solo, ma che utilizzano veramente le ambasciate per fare dei veri uffici commerciali per l'estero. Chiarissimo, prego. Facciamo le ambasciate venete. Sì, non le ho dato la parola. Certo. Giusto per par condicio. Esatto. Io vorrei riallacciarmi un attimo a quello che diceva il presidente Micheli, perché ha detto delle cose che a me sono piaciute veramente molto. Mi voti? La voto, la voterò. E lo è reciproco. Ma allora, uno dei punti, no, l'avevo accennato prima, a proposito di due punti che oggi sono veramente una palla al piede dell'Italia. Dicevamo prima la corruzione, ma ce lo siamo già detti, ma ci parlavamo anche dell'inefficienza e di questi costi. Ecco, il Presidente ha tirato fuori una parola che mi ha acceso, cioè le spese correnti. Oggi non facciamo più spese per investimenti, se non tramite il project financing, no? E tutto il resto, il 95%, 97%, finisce in spese correnti, cioè tendenzialmente in stipendi. Lasciamo perdere per un secondo le ambasciate e quant'altro, che veramente a partire dal Ministero degli Esteri sono veramente dei pozzi senza fondo, però parliamo di elezioni regionali, parliamo di Veneto. In Veneto qualcosa sembrava che si fosse mosso, però io mi domando, io lo dico adesso da comune cittadino e da dipendente di un'azienda privata, non ce l'ho con voi naturalmente, però dico, voi imprese, nel momento in cui un vostro dipendente viene a chiedervi posso avere un piccolo aumento perché ho seri problemi a casa, giustamente l'azienda dice mi dispiace, tu mi costi 5.000 euro al mese. Sì, però quel signore là, quel dipendente, si mette in tasca il 48% di quello che spende l'azienda. E allora dico, a un certo punto, io mi domando come grazie mai Italia. Ancora adesso... Non è così. Grazie ancora Italia. Adesso è così, le assicuro è grazie così, perché Italia. Io lavoro sui costi e le assicuro che è così, perché li controllo tutti i mesi, si fidi di me. Mi domando, capisco che lei non è del PD, non voglio far polemica con nessuno, però come sia possibile che, e questo non voglio parlare bene e male di nessuno, però la Lega un paio di mesi fa ha presentato un progetto di legge per rendere il Veneto una regione a statuto autonomo. Certo. Questo cos'è che significa? Che le buone idee non hanno partiti. Okay, no. Perché la storia insegna la signora Moretti, perdonatemi se no non riesco a finire il discorso, non sono abituato a parlare sopra le persone. Voglio dire, la signora Moretti non fa altro che riempirsi la bocca, ripeto, non ce l'ho assolutamente con lei, di autonomia fiscale e quant'altro, quando i suoi parlamentari del PD veneti hanno votato contro. Gli unici che hanno votato per il sì sono stati il Movimento 5 Stelle e la Lega. Con questo naturalmente contestiamo l'operato della Lega a livello regionale su tutti i fronti. Ma noi parliamo anche di welfare fiscale, welfare... Il problema del Veneto che non riusciamo a far di welfare di territorio, di welfare di lavoro, di welfare... Io dico anche un'altra cosa, a livello di sindaci c'è veramente da appendergli una medaglia, perché grazie. Come diceva prima il signor Cecchinato... Non e oggi veramente l'unica cosa su cui ha tagliato il governo a livello centrale sono i trasferimenti agli enti locali, e su questo penso tutti siamo d'accordo. Noi ci hanno massacrato. Massacrati, io lo vedo perché analizzo i bilanci dei comuni da qualche anno all'interno proprio come volontario all'interno del Movimento 5 Stelle. Però quello che voglio dire è semplicemente che veramente, e mi rivolgo alle imprese in questo caso, a tutte le imprese, ma com'è possibile che non ci si mobilita a livello regionale, a livello nazionale, per contestare questo tipo di politica? So che sono stati fatti tutta una serie di analisi e documenti, lo so benissimo, però non siamo andati oltre. E questo voglio dire a un certo punto che il rischio è che sia troppo tardi a un certo punto, e se non c'è una mobilitazione generale nei confronti della politica corrotta,
non andiamo da nessuna parte. Chiudo dicendo semplicemente il Mose. 1 miliardo di euro di tangenti. Le persone qui presenti, che penso siano tutti veneti, neonati compresi, dico io, hanno dato 200 euro, neonati compresi, alle tangenti per il Mose. 200 euro per 5 milioni di abitanti fa 1 miliardo di euro. Questa è una cosa vergognosa. Chiarissimo. Allora, do la parola per la risposta, perché non fate una mobilitazione generale, però c'è anche Menorello, pubblicità prima di tutto, perché così può rispondere tranquillamente, e ci rivediamo tra pochi secondi. We'll be right back.